Buongiorno a tutti signori, Vagelper da Padova, ci occupiamo di post montaggi ed installazioni nel gruppo Volkswagen Audi, in particolare sulle Audi. Da poco signori abbiamo anche la parte di consulenza, quindi il sito www.vagelper.com, lì trovate tutti i nostri contatti, il form di contatto per contattarci, lasciando le vostre informazioni, potete scegliere tra consulenza e lavorazione. Mi raccomando signori, non prendete la consulenza perché avete la pigrizia di non guardare la lavorazione. Dovete scegliere le lavorazioni, quello che vi serve, altrimenti non ricevete la risposta automatica, non avete tutta l'automatizzazione che il nostro potente team ha fatto. Di conseguenza, signori, impegnatevi gentilmente. Se non volete impegnarvi, non siete per noi, chiudete direttamente questo video. Se invece avete voglia di impegnarvi, signori, noi possiamo fare lavorazioni, in particolare su questo bellissimo Q3. Per esempio, oggi andiamo ad aggiornargli le mappe. Mappe che erano già attive. Quindi, per esempio, su Audi A1 spesso ci capita di attivare le mappe, mentre su questo Q3, oggi le mappe sono già attive. Quindi, se andiamo sulla parte di navigazione e cartina, abbiamo le mappe già attive. La versione, adesso non vi giro neanche la telecamera perché questo è il primo step, e quindi ormai lo sapete, signori, com'è. Comunque, informazione versione, vediamo che la banca dati di navigazione è una 84J e faremo l'update del sistema alla versione 2021, sbloccando le licenze vita, bla bla bla, quindi si potranno caricare tutte le mappe che si vogliono. Signori, un'oretta di lavoro, in questo caso perché la versione software non è da aggiornare. Adesso ci vediamo fra poco per il lavoro finito. Eccoci tornati signori. Allora, abbiamo fatto su questo Q2 l'update map, la versione 2021. Abbiamo la vecchia schedina con codice 884J e abbiamo messo poi la nuova schedina invece con mappe 2021. Adesso vi giro la telecamera così vediamo assieme anche in quadro cosa abbiamo fatto. Quindi accendiamo il quadro, abbiamo attivato le lancette sportive, il navigatore parte, adesso facciamo smettere questo e chiudiamo anche direttamente la porta, così evitiamo di sentire suoni di disturbo. Il navigatore, signore, ci mette un pochino a partire, ovviamente, come tutti i sistemi RMC, installazione della navigazione è in corso. Abbassiamo direttamente il volume, tra l'altro. Vediamo che la radio è ancora in fase di accensione, quindi tutto il sistema si sta accendendo. Succede quando l'unità di navigazione è stata ferma per un po' di tempo, quindi non preoccupatevi. Ecco che la radio è tornata online. Se andiamo su menu setup, ovviamente dobbiamo infilare la nostra schedina. Se andiamo su navigazione, verifica scheda SD. Come l'Audi A1, signori, quindi andatevi a vedere i video anche dell'Audi A1, team magari metti i video dell'Audi A1 qui da qualche parte, sopra, sotto, eccetera. Attenzione alla verifica della scheda. Ovviamente questo è perché ho tolto anche la scheda, quindi di solito è molto più veloce. Se andiamo a premere cartina, torniamo sulla nostra cartina e andiamo a vedere che abbiamo la parte aggiornata di navigazione con l'informazione versione. La banca di navigazione è la 884 Palermo. Ovviamente questa invece, che era un 2016, era una 884J Genova. Poi magari mettiamo anche delle foto. Quindi questo è quanto. Abbiamo attivato anche la retromarcia con la visualizzazione grafica. Quindi se mettiamo la R, vediamo che appaiono i sensori, anche se l'auto si abbassa anche lo specchietto. Anche se l'auto non è dotata di sensori anteriori. Allora, qui possiamo tornare in nav con la nostra cartina e torniamo a noi anche con la telecamera girata. Allora, signori, Vagelper da Padova, io mi sono stancato di dirvelo. Questa parte di attivazione della navigazione l'abbiamo fatta, anzi, no, scusate, update della navigazione. Questa navigazione era già attiva. Abbiamo portato alle mappe 2021 che sono le ultime, e poi tramite il nostro sito potrà scaricare le ultime mappe sempre aggiornate, inserirle,
dentro le SD card e funzioneranno senza problemi. Signori, ci occupiamo anche di retrofit, di lavorazioni, di installazioni di sensori di parcheggio, retrocamera originale, fanali su qualsiasi tipo di auto del gruppo Volkswagen, in particolare sulle Audi. Quindi non facciamo molte SEAT Skoda, anche perché il nostro form attualmente non è ottimizzato per fare quei marchi. Abbiate pazienza, signori, lo so che il sito a volte non funziona e lo stanno risolvendo i programmatori. Purtroppo ogni grande cosa richiede tanto tempo per essere messa a puntino. Signori, io sono Vagelper da Padova, non fate i barboni per 2 lire, ve lo dico ormai da un po'. Bellissima Q3. Sito www.vagelper.com ed anche in descrizione. Andatevelo a guardare, signori, contattateci e anche fate like, share, iscrivetevi al canale, tutte queste cose di YouTuber. Noi ci vediamo al prossimo video, arrivederci.